Polo logistico della protezione civile con i volontari del CISOM qui a Bagnaturo, frazione di Prato La Peligna. Una giornata, una domenica di esercitazione per i volontari che vengono addestrati attraverso la formazione per l'utilizzo dei strumenti in caso di emergenza e di calamità naturale. Questi strumenti che poi saranno allocati in due depositi: il primo nella frazione di Bagnaturo e l'altro nella zona industriale di Sulmona. Questa esercitazione stamattina è stata organizzata per dare la possibilità ai logisti eh, di verificare il nuovo materiale che è a nostra disposizione, eh, quindi praticamente per eh, verificare anche ciò che riguarda alcuni materiali che non abitualmente non mh, muoviamo soltanto in caso di emergenze idrogeologiche come le pompe, eh, le, pompe le idrovore eccetera. E quindi praticamente e questo è lo scopo, è uno scopo formativo, cioè un'esercitazione per formare le, eh, le persone eh, e i volontari ovviamente i volontari del, del, dei, dei gruppi dell'Abruzzo e Molise. Ed in più eh, c'è una eh, particolarità, cioè eh, è stato convocato il, per l'ultima sessione di formazione il eh, mh, BEPI Sud che sarebbe il eh, gruppo di ehm, valutazione pronto impiego eh, che viene utilizzato nelle tre ore, nelle prime tre ore dall'emergenza, cioè praticamente loro in tre ore dall'emergenza devono essere attivi e devono valutare laddove deve essere posto un campo, come deve essere posto, coordinandosi logicamente sia con tutte le istituzioni, sia quelle interne, cioè del de, Dipartimento di Protezione Civile, sia quelle esterne come i comuni. Le, quindi praticamente loro hanno montato le attrezzature, questo serve poi per fronteggiare le emergenze sul territorio. Quindi... Sì, un polo logistico serve il territorio ma serve il territorio a, diciamo, ad ampio raggio, cioè nel senso che da questo, eh, da, da questo polo possono partire alcuni moduli che sono speciali, specialistici e che si trovano qui solamente qui, possono partire per il resto del territorio. Di emergenza, i poli noi abbiamo ovviamente tre poli eh, logistici: uno al nord, uno al centro ed è questo, e l'altro è a sud ed è a Catanzaro. Ricordiamo qual è la mission, il ruolo del CISOM no? nell'ottica della prevenzione? Noi abbiamo una serie di ruoli, sicuramente quello della prevenzione e in questa giornata eh, diciamo, festeggiamo anche questa prevenzione perché essere formati alla, al montaggio di queste strutture è sicuramente una prevenzione perché fa sì che i volontari nel giro di poco tempo riescano a, a mettere sulle strutture operative. Abbiamo una mission anche sanitaria. E... Abbiamo anche una mission a livello umanitario, quindi diciamo il CISOM. Copre un ventaglio di attività e un ventaglio di emergenze che passano appunto da quelle di protezione civile a quelle di tipo sanitario a quelle di tipo umanitario e in questa occasione mi va di ricordare la nostra missione che ormai dal 2007 è sull'ampedusa, sulle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza a soccorso dei migranti. Ovviamente c'è un corso no, per addestrare i volontari all'utilizzo di questi strumenti. Ci sono diversi corsi, il volontario si specializza da subito all'ingresso del nostro corpo eh, sull'attività sanitaria e poi nel cammino da volontario decide quali possono essere diciamo, le attitudini che il volontario ha e quindi magari decide di dedicarsi alla logistica piuttosto che alla comunicazione, piuttosto che ad altre attività. La per esempio qui a Sulmona abbiamo un nucleo importante per la cucina. Il polo logistico istituito ufficialmente a Sulmona contiene una serie di attrezzature da mettere in funzione in caso di emergenza come un Mercedes con annessa benna spalaneve, lo spargisale, motosega e gruppo idraulico antighiaccio un camion per il trasporto merci e attrezzature, un furgone per il trasporto merci e alimenti, un fuoristrada e un'ambulanza, una cucina mobile carrellata da 300 pasti l'ora con annesso bagno, una tenda con funzioni intercambiabili di refettorio e ospedale, tende climatizzate con illuminazione elettrica, pompe idrovore per gli allagamenti, gruppi elettrogeni di varia potenza. Container con attrezzatura per le camerate. Nel corso delle esercitazioni, i volontari, che sono una cinquantina, vengono addestrati a fronteggiare situazioni di calamità. Un po' di, di realizzazione di questa struttura, penso che in mezz'ora sei persone la, la tirano su. Perfetto. È un diciamo un. Uh... Un luogo di riparo, no? Anche. È un luogo di riparo, un, luogo, un rifugio, un dormitorio, un posto dove possono sostare in attesa di essere destinati in altre sistemazioni eh, più idonee, e più confacenti con alle esigenze della popolazione. Certo, poi tocca ai volontari con l'abilità di eh, mettere su, no? Questa... Allora, questo è il, il campo di prima accoglienza di prima sistemazione, diciamo, l'emergenza di prima sistemazione. Poi vengono sistemati in modo diverso e quindi possono essere. Eh... da utilizzare in caso di emergenza. Vabbè, abbiamo il defibrillatore che è questo poi eh, il far... tutti i farmaci messi nello zaino, altri presidi, farmaci d'emergenza, farmaci antidolorifici, fa tutti i tipi di farmaci, eh, il palone ambu, maschera, eh, tutto il set per intubazione, poi eh, il respiratore, ehm, andando avanti eh, l'ossigeno, ehm, l'aspiratore, sia quello fisso che quell'altro ehm, portatile. Uh, tutti i farmaci, poi abbiamo uh, il flebo, tutto, tutto il resto, uh, per la pressione, um, l'ossigeno ho già detto, per le vie aeree, quindi maschere ambu, maschere con ambu, maschere con reservoir, senza, venturi. Uh, si che... la... sì, 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 sì. non manca niente a, beh, Senta, poi... ma a Lampedusa come andò? perché noi sappiamo che avete... i vostri interventi sono concentrati in momenti delicatissimi e a Lampedusa praticamente siamo sulle moto vedete dalla guardia costiera nel soccorso dei migranti quindi andiamo in mare e lì non abbiamo ambulanza ovviamente, stiamo sulla, sulla nave dove abbiamo più o meno le stesse cose, quindi il defibrillatore, tutto lo zaino con tutti i farmaci d'emergenza, quindi stiamo eh, aspettiamo, aspettiamo loro, comunque eh, si lavora abbastanza bene, non mai abbiamo mai avuto problemi. A parte anche la cucina, giusto? Come, come vi organizzate? Sì, sì. Sì, sì, abbiamo una cucina ben attrezzata, molto efficiente, che può... Produrre 300 pasti in un'ora. Quindi... Nelle forze umane, anche nel, nell'offrire no, un, un pasto in, in condizioni di emergenza. È molto importante questo perché la gente quando è in queste condizioni deve mangiare bene, è importantissimo. Significa stare in emergenza. Anche lì fu un periodo particolare. Sì, assolutamente sì. È toccato al vice direttore nazionale CISOM Paolo Paolucci e al capogruppo Abruzzo Molise del CISOM Mauro Papponetti ricordare che il polo logistico è un luogo strategico per una comunità nell'ottica del pronto intervento e della prevenzione. Sicuramente un polo importantissimo per la cittadinanza locale perché è chiaro che avere un polo a disposizione fa sì che si che diminuiscano insomma le distanze già solo per il trasporto del materiale. Quindi io credo che sia una cosa molto molto buona per la popolazione di Sulmona e dintorni e eh, secondo me bisogna ringraziare per quanto fatto da Daniele del Monaco, un nostro volontario che eh, dopo tante peripezie e con una caparbietà veramente importante è riuscito a eh, creare appunto situazioni per cui siamo riusciti ad avere eh, dei capannoni per poter contenere tutto questo materiale e ehm, che non è solo questo perché aspettiamo ancora altro materiale dalla Colonna Mobile Nazionale e dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Chiaramente questo materiale appunto fa parte della colonna mobile nazionale del Cisom e qui è soltanto a deposito, ma mi ripeto è chiaro che averlo sul territorio è una cosa importantissima e vanno ringraziati dei personaggi che anche grazie a Daniele hanno contribuito alla realizzazione di questo eh, polo logistico, sicuramente la nostra direzione nazionale che è stata molto sensibile a portare su Sulmona il polo logistico ma anche una serie di persone che sono Antonio Rubeo, Franco Iezzi, l'ingegner Petrella Domenico e non ultimo Costantino Cianfaglione eh, vice sindaco di Prato La Perigna che oggi ci ha anche messo a disposizione tutta tutto questo territorio per poterci esercitare. Noi abbiamo questo mezzo, l'unimog, che è un attrezzo polifunzionale eh, dove in dotazione abbiamo una pala spargis... neve e questo spargisale che viene caricato eh, dalla parte posteriore del mezzo. Eh, a... In dotazione al mezzo abbiamo altri attrezzi come ad esempio eh, la pompa idrovora, un generatore di corrente, un argano per spostare eventualmente alberi o occlusioni che ci sono sulla strada. Tutto viene fatto funzionare grazie a un circuito oleodinamico utilizzato da questo mezzo Unimog. È un'attrezzatura che viene utilizzata per lo sgombero di eh, sotterranei eh, in eh, alluvioni, quindi che sono state alluvionate, in zone alluvionate. è semplicemente un'attrezzatura composta da un motore dove c'è davanti una, una girante che appunto ha eh, un fungo di pescaggio, che è questo, viene immerso nella parte alluvionata deve stare al di sopra del livello perché altrimenti prende aria e non tira, da qui c'è il pescaggio, va a finire dentro questa vasca dove c'è una girante che a pressione tira fuori l'acqua che va a finire o in una conduttura oppure in dei, dei bidoni che poi vengono puntualmente svuotati. Questo tipo di pompe in realtà servono per svuotare scantinati e quant'altro, ma in realtà invertendo il pescaggio e l'escaggio e uscita esatto può essere utilizzato come modulo antincendio quindi montato sopra il cassone di un fuoristrada e può essere utilizzato con un serbatoio dell'acqua dove si mette il pescaggio del, del fungo e con la manichetta si fa lo spegnimento